TUBLV numero 2, quota di 2,5 contro 1, poi su linee molto vicine il 4 di Rambo Bye Bye, il 5, il 6 di Manuel Ramirez ed il 13 di Mini Cab. Quinta corsa di Palermo, seconda triste nazionale della giornata, anziani di categoria G sul miglio in 13 al via, è il momento dello stacco, stacco che vede l'ottima partenza di Manuel Ramirez ed ecco la preventirata azione di sfondamento di Minicab, ne avevo parlato in sede di presentazione, aveva il numero 13 sì ma nessuno sulla destra e probabilmente Cosimo Cangelosi avrebbe tentato l'azione di sfondamento che devo dire gli è riuscita anche in pochissimo tempo. Adesso probabilmente ci sarà il cambio di testa con Manuel Ramirez che gli ha dato strada e dunque quando i cavalli stanno per terminare la prima curva dopo poco più di 400 metri di corsa Manuel Ramirez va ad avvicendare al comando Minicab, vediamo un po' questi 600 metri che tipo di ritmo hanno mantenuto, un ritmo tutto sommato normale, 45 scarsi e allora ecco Rambo Bye Bye per linee esterne pedinato da Rania dei Fiori, dunque tutto sommato i cavalli più attesi a parte Passepartout BLV che comunque è terzo in corda sono là tutti davanti a giocarsi la partita, Manuel Ramirez al comando, Rambo Bye Bye per linee esterne, lungo lo steccato Minicab e Passepartout BLV in scia Rambo Bye Bye la favorita al gioco Rania dei Fiori, ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro, si va abbastanza piano 16 e mezzo anche per una categoria G è un'andatura tutto sommato comoda, nel frattempo c'è l'errore di Ramalaz che viene squalificata, resta in avanti Manuel Ramirez ma sembra già abbastanza provato, reagisce comunque all'attacco di Rambo Bye Bye, resta attaccato il numero 13 Minicab, leggermente discosta Rania dei Fiori che dà l'impressione di non reagire più di tanto ai comandi di Andrea Buzzitta ed entriamo in retta d'arrivo che vede Manuel Ramirez tentare la difesa nei confronti di un pervicace Rambo Bye Bye che ci prova e ci crede e sul palo è Rambo Bye Bye che prende la meglio su Manuel Ramirez mentre lungo la corda con ogni probabilità Minicab che non ha per la verità trovato da correre più di tanto dovrebbe aver portato a casa il terzo posto, dunque vittoria di Rambo Bye Bye, Cesare Ferranti in sediolo, il training è quello del padre Vincenzo Ferranti, i colori sono quella della signora Maria Grazia Giudice, sul traguardo in tempo attorno al 2,1 e mezzo, quindi attorno all'1,16 filo più filo meno, Rambo Bye Bye su Ramel Ramirez, mentre per il terzo posto resiste Minicab, in numeri dunque 4, 6, 13 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della quinta corsa di Palermo.